scusami un attimo, Patato, arrivo. Come una giornalista vado in giro a chiedere ad amici miei se io sono omosessuale o meno. Io ho entrato, se lei vuole chiederlo, vuole guardi, chiederlo. Io non mi permetterei mai di visionare il girato, lei può fare qualsiasi domanda vuole, eh. No, però se lei mi sta dicendo, a parte che l'ho fatta, se proprio lo devo dire, l'ho fatta a una persona sola. Allora, oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d'inchiesta ad una giornalista di Fuori dal Coro che ha contattato tutti i miei amici d'infanzia chiedendo se io sia omosessuale, chiedendo se ho cose da nascondere. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi. E credo che il lavoro del giornalismo d'inchiesta mal si concili con inchieste del cazzo tipo queste. Quindi, caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al cazzo. E perché mai Fuori dal Coro ha la priorità di fare un'inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino? Teste di cazzo. E mi sento veramente troppo buono oggi perché io non posso fare e dare lezioni di morale e di coerenza a nessuno, però ci metto sempre la faccia. E mi sembra veramente ingiusto in questo momento non taggare il profilo della giornalista, però non lo faccio perché sennò piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio, quindi va bene così, va bene così. Non vedo l'ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quando era adolescente. Comunque, dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me, vi chiedo, per favore, per favore. Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita. Se lo domandano in tanti, secondo me. Ciao Marietto! Ciao Marietto!